Venerdì 11 novembre, 32ª settimana del tempo ordinario. Ricordiamo San Martino di Tours e la Beata Vincenza Maria Luigia Poloni. Imitiamo la vita dei santi, che siano di esempio a tutti, ai laici e ai consacrati. San Martino, nato da genitori pagani in Pannonia, l'attuale Ungheria, intorno al 316, è indirizzato dal padre alla carriera militare. Martino però rifiuta questo destino scritto e ad appena 10 anni scappa di casa. Nella fuga incontra una famiglia di cristiani. Affascinato dal loro modo di vivere, vorrebbe ricevere il battesimo. Ma quando torna a casa è costretto a diventare un soldato. Tuttavia, egli dà testimonianza del suo nuovo stile di vita. Rispettoso verso tutti, tratta il suo inserviente come un fratello. Congedatosi nel 356, si reca a Poitiers, presso il santo vescovo Ilario. Da lui ordinato diacono e presbitero, sceglie la vita monastica e dà origine al più antico monastero conosciuto in Europa. Nel 371 i cristiani di Tours, rimasti senza pastore, lo acclamano come loro vescovo. Da allora Martino si dedica all'evangelizzazione delle campagne. Gli vengono attribuiti molti miracoli, ma è famoso soprattutto per un atto di carità. Ancora giovane soldato, incontra per la strada un povero tremante per il freddo. Tagliato in due con la spada il proprio mantello, ne dà metà a quell'uomo. La notte gli appare in sogno Gesù, sorridente, avvolto in quello stesso mantello. Beata Vincenza Maria Luigia Poloni, ultima di 12 figli, dei quali 9 morirono in tenera età, Luigia cresce in una famiglia cristiana e impegnata nella carità. Viene così educata alla tenerezza e alla concretezza. Nella giovinezza conosce Don Carlo Steb, che le propone di diventare fondatrice di un istituto religioso che si prenda cura dei bisognosi. Luigia dice il suo sì a Dio il 10 settembre 1848, assumendo il nome di Vincenza Maria. L'unico oggetto dei suoi pensieri e dei suoi desideri è Dio. Le frequenti visite al Santissimo Sacramento alimentano in lei l'amore per Gesù. Insiste infatti per ottenere alla comunità la comunione quotidiana. Dall'Eucaristia attinge forza, pazienza e quell'ardente carità che le fa riconoscere nei bisognosi Gesù stesso. Quando nell'estate del 1855 a Verona fa la sua ricomparsa il colera, tutte le sorelle della Misericordia la supplicano di permettere loro di assistere i malati. Nella regola è scritto infatti: sceglieranno i lavori più bassi e faticosi, i più ripugnanti, quelli che rifiutano le altre. Alle sue figlie lascia questo testamento. Vi raccomando, per ultimo testamento del mio affetto per voi, una sola cosa, la carità. Fate che essa regni tra di voi. Vergine gloriosa e benedetta.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Memoria di San Martino. Per essere più degni di celebrare questa Santa Messa, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del Santo Vescovo Martino, rinnova nei nostri cuori le meraviglie della tua grazia, perché né morte né vita ci possano separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Giovanni Apostolo. Io, il presbitero, alla Signora eletta da Dio e ai Suoi figli, che amo nella verità, grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni Tuoi figli che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora prego Te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo ricevuto da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Questo è l'amore, camminare secondo i Suoi comandamenti. Il comandamento che avete appreso da principio è questo: camminate nell'amore. Sono apparsi infatti nel mondo molti seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi invece rimane nella dottrina possiede il Padre e il Figlio. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Beato chi cammina nella legge del Signore. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Beato chi cammina nella legge del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, sarà nei giorni del figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà. In quel giorno chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa non scenda a prenderle, così chi si troverà nel campo non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà preso e portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi. Parola del Signore. È un brano decisamente difficile e anche alcune immagini che abbiamo sentito non sappiamo come collocarle, ma tutto diventerebbe un pochettino più facile se pensassimo a questo. Abbiamo un invito ad una riflessione, quindi a non vivere come al tempo di Noè, come al tempo di Lot, dove la gente era dissipata per poi trovarsi nel diluvio o sotto il fuoco. Questa è una prima linea e questo riguarda soprattutto l'essere pronti per la fine. Poi c'è un altro discorso sulla fine di Gerusalemme nel 70 a motivo dell'esercito di Tito. Ed ecco che i due racconti distinti, in realtà Luca li ha messi insieme, senza fare una distinzione netta. Perché? Perché la distruzione di Gerusalemme è stata presa come figura, come simbolo della fine di tutte le cose. E allora magari certe espressioni riguardano più l'invasione e la presa di Gerusalemme, il fatto di essere stata messa a soqquadro. Chi sulla terrazza non scenda giù, sotto ci sono i soldati, pericoloso, ecco, per intenderci. Quindi se noi riusciamo a tenere distinti i due discorsi tutto diventa un po' più facile. Ma noi ci fermiamo stamattina su uno in modo particolare, sull'invito che Gesù ci fa a non vivere nella superficialità, nella spensieratezza. Come al tempo di Noè, mangiavano, bevevano, si divertivano, non pensavano a niente e piovve addosso il diluvio. Questo può accadere anche a noi, di vivere in una superficialità senza chiederci il valore della vita, senza chiederci dove camminiamo, senza chiederci qual è l'orientamento della nostra vita. Magari un momento di riflessione c'è quando arriva una tragedia. Ieri c'è stato il terremoto e allora magari delle persone che ti chiedono sì, questi sono segni che devono prendere in considerazione, fino a 5 minuti prima aveva pensato soltanto ai suoi soldi. Ecco, per dire, un momento di riflessione avviene quando c'è qualche tragedia, ma poi si vive male questa riflessione perché è una riflessione dettata dalla disperazione, non dal senso di responsabilità. E quindi si vive nell'attesa di poter riprendere tutto come prima. Però vedete, ci sono anche delle dissipazioni ancora più pericolose, perché apparentemente sono serie. Un esempio ci capiamo subito: Marta, l'episodio di Marta.
In fondo lei era, come direbbe Gesù, tutti affanni, si è dissipata per mille cose che non hanno tutto il loro valore, perché il valore c'era qualcos'altro. Ma l'atteggiamento di Marta è pericoloso, perché, ma insomma, sto facendo una cosa seria, in fondo lavorava. Ecco, ci può essere una dissipazione anche data da cose serie, che ci portano fuori del motivo vero per cui dobbiamo vivere, cioè l'orientamento al Signore, il capire il senso della nostra vita, il vivere per il regno di Dio, il vivere orientati all'eternità, il chiederci quello che facciamo, cosa serve per l'eternità. E ora, stamattina, vorrei cogliere, ma solo cogliere, senza spiegare, quattro espressioni che abbiamo trovate nella liturgia e che sono una risposta a quello che stiamo dicendo, alla tentazione della superficialità e della dissipazione. La prima è il versetto del Salmo responsoriale, dove noi abbiamo ripetuto così: beato chi cammina nella legge del Signore, perché la parola di Dio ci aiuta a vivere la nostra vita in pienezza, in comunione con il Signore. L'altra è il versetto dell'Alleluia. Abbiamo letto così: risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore è accanto a noi. Come dicevamo ieri, il regno di Dio è vicino, è accanto a noi. Quindi allora alzate il capo, vivete questa pace, ma perché il Signore è vicino a voi. Nella prima lettura è la seconda lettera di Giovanni, e quindi Giovanni riprende i suoi temi, i temi che ha di più caro. Dice: a un certo momento vi do un comandamento, che è sempre antico ma è sempre nuovo: camminate nell'amore. Ecco, allora non c'è dissipazione quando il nostro agire è dettato dall'amore. E finalmente un'altra frase del Vangelo, dove Gesù dice: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. E ancora è un comandamento che ci invita alla fedeltà e a vivere nell'amore, sapendo che questa è la strada per dare senso alla vita e per renderla vera, perché è il vero modo di attendere il Signore che ritorna. Sia lodato Gesù Cristo.